Oggi, in occasione di Carnevale, qui a Cropalati e nella zona, preparo la pastatina. Per preparare la pastatina occorrono i seguenti ingredienti per 5 persone. Io metto 5 uova, delle quali 2 saranno per fare le polpettine, 300 g di mozzarella, 500 g di macinato 40 misto, grammi. 250 g di salsiccia piccante, diciamo anche 300 g di caciocavallo, del pane che ci servirà per fare le polpettine, prezzemolo, una cipolla, i rigatoni, salsa biologica, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Bene, cominciamo subito la preparazione della pasta china. La prima cosa che faremo, mettiamo a bollire, facciamo anche 4 uova, dai, ne lasciamo uno solo per preparare le polpettine. Tritiamo la cipolla abbastanza sottile. Cipolla è andata. Prendiamo il pane e lo ammorbidiamo nel latte in questo modo. Prendiamo una particina del nostro trito misto, fate più o meno 150 grammi. Mettiamo il pane ammorbidito. Tagliamo il prezzemolo in questo modo. Possiamo aggiungerlo al composto per fare polpette. Saliamo. Pepiamo. Aggiungiamo un po' di pan grattato, una parte, e mischiamo tutto. Arrivato a questo punto si fanno delle piccole polpettine, devono essere molto piccole. Basta mettere poco poco nel pan grattato, un secondo, si gira così, così non vi attaccano le mani. E si fanno palline così. Ci vuole un po' di tempo, ma bisogna farle piccole, altrimenti non vanno bene poi per essere sovrapposte. Devono essere tutte abbastanza della stessa misura, ecco. Così. Polpettine piccoline così. Le polpettine sono state preparate, è un lavoro certosino, ma vanno fatte in questo modo. Adesso una pentola abbastanza capiente e di qualità, mettiamo più o meno 2-3 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Quando l'olio sarà un po' caldo, mettiamo la cipolla a rosolare. Possiamo aggiungere la carne macinata.
Possiamo aggiungere la salsa di pomodoro. Possiamo allungare il tutto ancora con un'altra parte di acqua, a sciacquare anche la bottiglia. A preferenza io metto anche un po' di peperoncino in polvere, ma questo è a preferenza, ovviamente. Mettiamo un po' di pepe. Possiamo inserire anche le polpette. Molte persone preferiscono friggerle, io preferisco metterle in umido, a preferenza comunque. Allora, noi in questo momento lasciamo com'è, ogni tanto possiamo anche aggiungere un po' di acqua per allungare il sugo, nel caso dovesse servire. Adesso prepariamo il ripieno, tagliamo le mozzarelle a pezzi, in questo modo. Volendo si possono anche fare in questo modo così. Le possiamo già mettere le mozzarelle dentro questo recipiente. Tagliamo il caciocavallo. Quindi in questo modo li facciamo a tocchetti così. Possiamo inserire il tutto sempre nel recipiente. Anche l'uovo sodo. Tagliamo le uova anche a pezzetti, così. Le possiamo mettere tutto anche nella ciotola. Possiamo mettere anche un po' di formaggio, fate più o meno anche fino a 150 grammi di formaggio. E adesso si può amalgamare tutto in questo modo. Adesso possiamo girare il tutto, rendere tutto omogeneo. Mettiamo un po' di pepe nero, macinato fresco. Il ripieno si deve presentare in questo modo. L'acqua bolle dopo averla salata. Caliamo i rigatoni. Adesso in una pirofila che abbiamo pulito e sgrassato, chiaramente, mettiamo una base di sugo anche con le polpette. Possiamo mettere un po' del nostro ripieno, bonariamente così. Possiamo già inserire la pasta a metà cottura. Scolatela, ma non è necessario scolarla al 100%, va bene già così.
Vi ponete una pila, un ripiano, ecco, della pasta così. Se noi possiamo mettere già il nostro ripieno in abbondanza, andiamo ancora col sugo delle polpette. Sugo e polpetta ancora, a volontà, oggi è festa. Se dovesse rimanere un po' di sugo, si può mangiare anche come secondo, anche domani. Potete anche aggiungere un po' di formaggio ogni tanto, così, e un po' di pepe nero. Ancora andiamo con la pasta. Un'altra pila, un altro ripiano. Diciamo che facciamo due ripiani e basta. Possiamo adagiare in questo modo. Possiamo andare ancora con il nostro trito. Possiamo schiacciare un pelino così, così abbiamo più spazio. Possiamo finire il tutto con ancora del sugo con le polpette. La pirofola è pronta per essere infornata, più o meno facciamo 30-35 minuti, non di più, a 180-190 gradi. Adesso un'altra spolverata di formaggio e ancora un po' di pepe nero macinato. Ok, noi ci siamo, adesso metteremo prima la carta da forno e poi verso la fine la cacceremo per dare quella crosticina. Allora, 180-190 gradi per diciamo 35-40 minuti. La pastatina per questo Carnevale 2019 è pronta, come vedete, bellissima con le polpettine. E tutte le cose che avete visto nella preparazione, con tutti gli ingredienti naturali del territorio che abbiamo accuratamente selezionato, che troverete sia nel mio libro di ricette tipiche calabresi e sia nel video tutorial, nella video ricetta che sarà pubblicata a giorni. Tagliamo un pezzo. Con questa pasta ci possono mangiare almeno penso 10 persone.
Questa non si impiatta come la lasagna, ma va bene anche in maniera bonaria, in questo modo. In questo caso utilizziamo anche questo cucchiaio girato. Disponiamo anche le polpettine e creiamo un piatto bello abbondante. Oggi è festa, si festeggia il carnevale pure a Crobarati. Penso anche a Rossano, penso anche a Castrovillari. Tra l'altro a Castrovillari ce n'è uno molto, molto datato, molto importante, ecco. Ok, ci siamo. Va bene così. Alla prossima occasione da Crobarati, provincia di Cosenza, con le tradizioni locali da parte di Michele Expert.